Ciao ragazzi, benvenuti e bentornati. Io sono Simone, amo le lingue straniere, le uso per viaggiare e per lavorare all'estero come project manager e su questo canale parliamo di come imparare le lingue straniere da autodidatta. Il tema di oggi in particolare è come imparare più lingue contemporaneamente, o meglio, è bene imparare più lingue contemporaneamente quando posso farlo e quando no. A mio parere è meglio evitare di imparare più lingue contemporaneamente. Ci sono quattro punti contro all'imparare più lingue contemporaneamente. Il primo è il problema della confusione, ovvero se inizio da zero a imparare due lingue allo stesso tempo, ogni tanto corro il rischio di confonderle. In particolare sconsiglio vivamente di iniziare a imparare da zero due lingue molto simili della stessa famiglia. Se domani io dovessi iniziare a imparare da zero spagnolo e portoghese, che sono molto simili, 100% ragazzi, ci metto la firma, inizio a confondere le due lingue. Non mi ricordo più dov'è che si scriveva hola con l'H davanti e dov'è che si scriveva hola senza H davanti. Quindi bisogna stare molto attenti, in particolare se sono due lingue molto simili. Quindi secondo me è meglio evitare. Il secondo punto contro all'apprendimento contemporaneo di due lingue è quello che in generale immaginatevi di avere un'ora al giorno a disposizione. Se investite mezz'ora per studiare una lingua e mezz'ora per studiare un'altra lingua, ci vorrà molto più tempo prima di arrivare a un punto critico in cui davvero riusciamo a parlare liberamente questa lingua. Quello che secondo me è un po' il B2, vi rimando al video che ho fatto l'altra settimana dove parlo in dettaglio di questa cosa. Ovviamente, se ci vuole molto più tempo, il rischio di perdere la motivazione o di abbandonare nel tempo una delle due lingue è molto più elevato. Quindi, ragazzi, state attenti a questa cosa perché è davvero un rischio, secondo me, grosso. Punto numero 3, ragazzi, contro all'apprendimento simultaneo di più lingue, l'organizzazione. In generale, tante persone hanno difficoltà a organizzare lo studio delle lingue, specialmente da autodidatta. Beh, immaginatevi se al posto di studiare una lingua state studiando due lingue contemporaneamente. I problemi vanno non solo a raddoppiarsi, ma si creano, secondo me, delle sinergie in qualche modo negative, quindi va a essere molto più complesso gestire l'organizzazione di due lingue contemporaneamente. Il punto numero 4, invece, ragazzi, tutte le lingue nascono uguali, diciamo, ma in realtà con il tempo una delle due lingue molto probabilmente prenderà il sopravvento, magari perché è più semplice, state progredendo più velocemente, magari perché la sentite più vicina a voi, magari perché avete degli amici che parlano questa lingua e non quest'altra. Quindi se una delle due lingue prende il sopravvento, il rischio è di nuovo grosso di abbandonare poi l'altra lingua. Ecco perché secondo me di nuovo è meglio evitare di studiare due o più lingue allo stesso tempo. Se proprio, proprio però ragazzi vogliamo farlo, allora secondo me tre consigli da tenere a mente. Il primo è quello di studiare due lingue molto diverse. Quindi, tornando all'esempio di prima, no spagnolo e portoghese, potrei studiare spagnolo e russo, perché in questo modo è un po' più difficile confondere le due lingue. Un'altra cosa invece è relativa al livello. Non iniziamo magari insieme, ma iniziamo a studiare una lingua, quando abbiamo raggiunto un certo livello, iniziamo a studiare la seconda. Io personalmente tendo ad arrivare sempre ad un B2 e poi fare 2 o 3 mesi di overlapping in cui smetto di studiare attivamente una lingua e inizio a studiare l'altra, però è un periodo molto breve. Consiglio numero 2, cerca di connetterti emozionalmente a entrambe le lingue per evitare di confonderle. Che cosa vuol dire connettersi emozionalmente? Vuol dire, ad esempio, leggere riguardo la storia dei paesi in cui si parla una e l'altra lingua, la cultura, la letteratura, tutto il cinema, i film e questo genere di cose, magari viaggiare in un paese o nell'altro, perché se, diciamo, con l'aumentare della connessione emozionale ad una lingua,
sarà molto più semplice evitare di sovrapporle, perché se sono stato tante volte in Brasile e tante volte in Spagna, ho dei ricordi in spagnolo legati alla Spagna, dei ricordi in portoghese legati al Brasile, e non mi viene in mente di confondere e di usare una lingua al posto dell'altra, perché a livello proprio neuronale queste due lingue stanno in due parti molto molto diverse e sono collegate a memorie diverse. E voi cosa fate, ragazzi? Studiate una lingua? Più lingue contemporaneamente? C'è qualche altra strategia che magari utilizzate se studiate più lingue contemporaneamente? Imparare una lingua è un percorso che dura tempo, è una maratona, non è uno sprint, come dico sempre. Se però continuiamo a essere costanti nell'apprendimento e utilizziamo determinate tecniche, possiamo arrivare al livello in cui parliamo una lingua come un madrelingua. Ho fatto un video dove vi racconto in dettaglio le mie strategie per cercare di sembrare madrelingua. Dategli un occhio, piazzatemi un like e ci vediamo presto. Ciao ragazzi, alla prossima!